Sakurai! Salve a tutti gente, benvenuti Sakurai. So che non è successo niente di nuovo, però boh, devo... Lo so che ieri dicevo che non c'era niente da dire, ma effettivamente c'è tanto da dire quando annunciano un nuovo Smash. Quindi, boh, potrebbero essercene altri due o tre dopo questo, non lo so, magari uno, magari zero, non lo so. è che c'è roba da dire, ho roba da dire e... Più che farla circolare infinitamente nel mio cervello e basta. Tanto vale condividerla con voi se apprezzate i miei pensieri. Come vi ho detto, non sono il tipo che ama fare liste di chi metteranno di nuovo, metteranno Rex, il tizio di Arms e tutta quella roba lì. Non sono un fan di quel tipo di cose perché alla fine escono sempre gli stessi nomi. Beh, finché non li annunciano, non so, non mi piace speculare troppo su quel tipo di cosa, sulle aggiunte possibili, perché a meno che non si sta parlando di tipo di creare un moveset, quel tipo di cosa mi piace, quando una persona si prende il tempo di creare un moveset che va oltre le quattro mosse speciali, lo smash finale per un personaggio, perché anch'io lo facevo da piccolo e a volte lo faccio ancora, mentalmente. E magari un prossimo Sakurai sarà incentrato su quello, ma quello di cui voglio parlare è la dura verità che sono i tagli. Sigla! Sono molto triste, sai perché? Mi hanno tagliato da me le mie mosse. Erano originali. Non so spiegarmi perché. Tutti insieme a me. Avevo fuori. Preferenze di fanbase. Io già non so, mi arrenderò, mai tornerò in Smash. Nota bene? E non ci sarà una sigla ogni volta, questa era solo una cosa che ho ripescato da Little Blade Pirate. Comunque, i tagli dei personaggi. Smash Brothers, Super Smash Brothers è una delle serie di fighting games. Beh, se lo considerate tale o no, dipende da voi, ma io lo considero tale. Picchiaduro. Fra tutte le serie picchiaduro, credo che sia potenzialmente la serie che attraverso i suoi vari installment, i vari capitoli, i vari giochi, ha tagliato meno personaggi. In generale, cioè guardate quanto è grosso, guardate il mio, questa immagine che ho fatto io, che uso come sfondo del mio desktop da quando è uscito praticamente Smash. 3DS slash Wii U. Ci sono un sacco di personaggi e quasi nessuno è stato perso per strada. E anche quelli che sono stati persi hanno più o meno delle buone ragioni dietro. O sono dei cloni, o sono dei joke character stupidi come Pichu. O erano contratti temporanei come Snake di terze parti. Oppure semplicemente l'hardware non lo permetteva. Fuck you 3DS per gli Ice Climbers, no? E sinceramente, dal mio punto di vista, essendo un fan di Smash, e un fan di Smash che magari non è tanto fan del competitivo, ma sono un fan del fanservice che offre Smash per un fan Nintendo come me, e per un fan dei videogiochi in generale come me, devo dire. Mi dispiace vedere personaggi che non tornano e c'è poco che mi piace più dell'aggiunta
in Smash dell'aggiunta di un personaggio che rappresenta una serie completamente nuova, come l'abitante di Animal Crossing, per esempio, o Little Mac. E per questo probabilmente il taglio che mi è pesato più di tutti, a parte Snake, sono gli Ice Climbers, perché rappresentavano la propria serie, che non era chissà quale serie, ma è comunque una serie intera che è stata tagliata da Smash. Anche se c'è il Polar Bear nella cosa lì del 3DS, l'avventura Smash, come si chiama poi. E mi aspettavo un sacco di tagli già nella transizione da Brawl a Smash Wii U, puramente perché consideravo il roster di Brawl abbastanza perfetto, diciamo. Suona ridicolo adesso con il roster di Smash 4, ma ai tempi di Brawl sembrava abbastanza buono come roster. Abbastanza massiccio per un picchiaduro. Eppure siamo qui e quasi, quasi nessuno è stato tagliato, solo Wolf, è il vero, vero, vero taglio che possiamo considerare. Hanno preso la decisione, fuck you Wolf, ti tagliamo. Hanno fatto così anche con Lucas, ma poi è tornato, eccetera, eccetera. Ma adesso, con questo roster enorme che ci troviamo di quasi 60 personaggi, se si contano i moveset penso che si supera anche il 60. Penso che sia ora di fare dei tagli. Io non li voglio, appunto, non voglio che si facciano tagli, ma se c'è un gioco di Smash che farà dei tagli significativi, potrebbe tranquillamente essere questo. Chiaro, dipende da quanto è basata su Smash 4, che sistema decidono di implementare. Se decidono di implementare quello che ho suggerito io la volta scorsa, le stagioni che aggiungono man mano personaggi, quello credo che sarebbe appunto è un modo di prevenire i tagli. A questo punto mi trovo in una situazione in cui mi sento come se sono stato graziato per uno Smash, e quindi adesso è tempo di pagare. È tempo di pagare quanto pattuito, è tempo di tagliare. Quindi, invece di parlare dei personaggi che voglio che entrino, ho fatto una sorta di, non lo so come dire, una tier list se volete. Solo che invece di personaggio migliore e personaggio peggiore, in competitivo, rappresenta secondo me chi sono i personaggi che hanno meno chance di essere tagliati e quelli che hanno più chance di essere tagliati. È fatto in percentuale, sono un po' aleatorie, ma se volete potete immaginarlo come un. Immaginate questo personaggio al centro di uno scenario e Ganondorf gli dà un pugno stregone. E la percentuale che hanno è quella con cui partono prima di ricevere il pugno. Quindi se vanno KO verranno tagliati o qualcosa del genere. Vedetelo come volete, è soltanto. Potevo mettere tranquillamente dei numeri o delle lettere, ma ho deciso di usare le percentuali perché è la prima cosa che mi è venuta in mente, sinceramente, e Smash usa le percentuali, quindi perché no? Quindi, beh, la passerò in rassegna brevemente, vi darò motivazioni per ogni personaggio. Ho incluso solo i personaggi del roster di Smash 4, ovviamente, non parlerò di tipo quante chance hanno gli Ice Climbers di tornare, secondo me. È 50%, però, comunque. Partiamo dal più facile, lo 0%. 0% vuol dire che questi personaggi non saranno tagliati, ma proprio neanche mai, proprio non c'è chance. Non sono riuscito a trovare una motivazione per cui tal personaggio verrà tagliato. Dovrei fare una premessa che chiaramente sono tutte mie opinioni. Le motiverò per la maggior parte, queste scelte, ma non dovete arrabbiarvi troppo se non siete d'accordo. Ho cercato di tenere le mie preferenze fuori da questa discussione, quindi è proprio cerco di essere il più realistico possibile. So che in questi giorni ci sarà gente che continuamente analizzerà le silhouette, le sagome, che ci sono state nel trailer, degli Inkling, ma le ignorerò, diciamo, per questo, perché semplicemente, a parte alcuni super ovvi, non, nessuna delle sagome è confermata al 100%. Quindi semplicemente ignoriamo quelle sagome per adesso.
Sarà semplicemente uno studio, Sarà semplicemente basato sulle mie sensazioni, quello che penso, della serie, dei personaggi, chi merita, chi no. Quindi ignoriamo se tipo, ma Lethal, perché hai detto che tal personaggio ha 5% di chance di essere tagliato se c'è chiaramente nelle sagome? Ce ne sono davvero pochi che si possono vedere chiaramente, il resto è più un effetto placebo, trovo, ci vedi un po' quello che vuoi. E non sto insultando chi ha cercato di riconoscere le sagome, semplicemente, avete capito. È una cosa, è Sakurai, non prendetela troppo sul serio. Allora, gli 0%, passiamoli in rassegna velocemente, non penso che c'è il motivo di spiegarvi perché non verranno tagliati. Mario non lo tagliano, Luigi non lo tagliano, Peach e Bowser anche non verranno tagliati. Mario, Peach, Luigi e Bowser sono un po' la triforza di Mario, so che sono quattro, ma comunque sono fondamentali, trovo. E Mario è la serie di punta di Nintendo, quindi... Se avevate dubbi, in generale sono veterani da un casino di tempo. Yoshi anche non lo tagliano, penso uno degli originali 12, è Yoshi. Tutti amano Yoshi più o meno, quindi. Donkey Kong non lo tagliano, uno degli originali. Link e Zelda non li tagliano assolutamente. Link è l'eroe degli Zelda. Zelda è nel titolo. Quindi, che sia nel suo look di Twilight Princess, Breath of the Wild, Ocarina of Time, quel che l'è, non la tagliano. Samus non la tagliano. Rappresenta Metroid. C'è Metroid Prime 4 in arrivo. È uscito da poco. Samus Returns. Quindi, Metroid è più vivo che mai. Che è strano da dire perché non è che... Vabbè, lasciamo perdere. Pete rappresenta Kid Icarus, era nel trailer iniziale di Brawl. C'è stato Kid Icarus Uprising, molta gente è piaciuto il gioco. Non penso che taglieranno Pete. Vorrei dire che c'è anche forse una parte dell'essere di parte di Sakurai, ma non è vero. È importante a sufficienza da rappresentare la propria serie. Marth rappresenta Fire Emblem, non lo tagliano assolutamente. Kirby è Kirby, non lo tagliano. Dedede è Meta Knight, neanche credo, 0%. Questo perché, un po' perché sì, Sakurai, ma Smash è anche stato sviluppato almeno i primi tre capitoli dalla HAL, che sono i creatori di Kirby, quindi un po' in senso di rispetto, non penso che li toglierebbero a questo punto. E beh, sapete, se avete giocato a Kirby e a Smash, che Kirby è abbastanza la base di Smash, se volete. Un side-scroller con personaggi che eseguono un sacco di mosse con input molto semplici. Quindi sì, non penso che taglieranno Dedede e Metroid. Non sto suggerendo che Kirby sia importante quanto Zelda o Mario, perché no, però... è così che la penso. Fox non lo tagliano, originale rappresenta Star Fox. Pikachu rappresenta Pokémon, uno degli originali, la mascotte non lo tagliano. Lucario, so che stona un po' magari in mezzo a tutti questi personaggi, Lucario, ma sono abbastanza sicuro che Pokémon avrà un minimo, anche se fanno tanti 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 tagli, un minimo di due rappresentanti e Lucario è... una specie di mascotte secondaria per Pokémon. So che hanno detto che Eevee sarà la nuova mascotte, ma Lucario è uno dei tentativi di Game Freak di rendere popolare un Pokémon che ha resistito attraverso il tempo. Trovo che Lucario è ancora molto amato, non da me, ma comunque lo è. Dalla gente ha ricevuto una Mega, è sempre presente nei giochi. Quindi trovo che Lucario proprio non ci siano chance che venga rimosso. Magari vi avrei detto che c'erano più chance da Brawl a Wii U, infatti ero sorpreso se non sbaglio quando lo confermarono abbastanza presto, ma adesso credo che le chance siano praticamente nulle. Ness, veterano, rappresenta Earthbound Mother, unico Mother ufficialmente disponibile in tutto il mondo. Almeno prima che prima dell'uscita di Earthbound Origins, o cos'era poi su Virtual Console del Wii U, rappresenta la serie. Captain Falcon, veterano, Falcon Punch, è un meme vivente, non lo toglieranno mai. E magari questa è la volta buona, questa generazione è la volta buona che F-Zero ritorna. Uno che probabilmente stona con tutti questi, perché tutti questi personaggi finora sono veterani da almeno due giochi.
In sostanza, cosa c'è? Pete e Lucario, sì, sono veterani da due giochi. No, anche che è anche Dede the Meta Knight. L'abitante di Animal Crossing è l'ultimo facente parte degli 0%. Perché Animal Crossing è super popolare. Era in Brawl già prima che avesse un personaggio, cioè aveva uno scenario. L'unico motivo per cui non c'erano personaggi è perché diceva, non sono, dicevano, non sono tanto adatti a combattere, sono persone pacifiche i personaggi di Animal Crossing. E poi hanno stracciato quella regola in Smash 4. Non so come sta andando a Pocket Camp, ma New Leaf ha venduto un botto. Animal Crossing Switch venderà un botto. E sì, non penso che leveranno l'abitante. Penso che è l'unico nuovo arrivato di Smash 4 che mi permetto di mettere nello 0%. Perché è davvero abbastanza impossibile che lo tolgano, secondo me. Ora passiamo ai 5%. 5% sono personaggi che non penso che taglieranno, però che non so che se dovessi a tutti i costi scegliere qualcuno da tagliare anche fra i veterani, probabilmente sarebbero loro a venire tagliati. Quindi partiamo da Wario. Wario, è importante. Chiaramente rappresenta in teoria la sua serie. L'unico motivo per cui lo vedrei tagliabile è che magari la sua importanza è un po' scesa. Perché in Brawl, per chi di voi si ricorda, era nel trailer iniziale, era tipo l'hanno scelto per rappresentare Brawl inizialmente come scelta. Mentre in Smash 4 è stato messo come sbloccabile. Quindi direi che è stato reso un po' meno importante, è stato considerato un po' meno importante. Ma non è solo quella la motivazione, è che come Yoshi e Donkey Kong appartiene a un sottouniverso della serie di Mario, e dei tre credo che l'universo di Wario sia il più facile da accantonare, diciamo. Mentre Yoshi è abbastanza legato a Mario, Donkey Kong anche, Wario. Capisco che potreste dire Wario è il più diverso, è il più staccato, quindi in teoria dovrebbe meritare più di rimanere, però boh, io la vedo come una cosa così. E Wario non è un super veterano come Yoshi e Donkey Kong. Diddy Kong, anche lui 5% perché è la spalla di Donkey. Non è un veterano da sempre come Donkey. E appunto è più o meno lo stesso motivo di Wario. Donkey Kong è un sottouniverso di Mario, e in teoria basterebbe solo Donkey a rappresentarlo. Non c'è bisogno anche di Diddy. Quindi sì, questo è perché è il 5%. Mr. Game & Watch. Allora, Mr. Game & Watch appartiene a quel tipo di personaggi sconosciuti, retro, classici, che vengono aggiunti bene o male in ogni Smash, ce n'è sempre uno. Non ve li sto a elencare, ma sono abbastanza chiari. L'avrei messo a una percentuale più elevata perché trovo che i personaggi retro sono un po' quei personaggi che a poca gente importano. A me personalmente importano parecchio, mi piace Game & Watch, roba e così via, ma è chiaro che se devi pubblicizzare un gioco, se devi scegliere chi tenere, tieni i personaggi più popolari. E al di fuori di Smash, i personaggi retro tendono a non essere chissà quanto rilevanti, popolari. Sono più delle aggiunte carine, inaspettate, che rendono il roster più vario. Mr. Game & Watch è l'unico che metto così, con così poca percentuale di uscire fra i personaggi retro, perché è un veterano da Melee in poi. Quindi penso che ci siano poche chance che venga tagliato, ma comunque non è super garantito. Sheik, boh, forse ci ho messo un po' del mio, ma adesso che è staccata da Zelda, trovo che abbia più chance di essere tagliata. È comunque una chance molto bassa, però è dettata dal fatto che non appare in teoria da Ocarina of Time. C'è in Hyrule Warriors, ma non lo conterei. Appunto è staccata da Zelda. E l'unico motivo per cui c'è costantemente è perché Sheik è popolare in Smash, fra i competitivi e non.
Però boh, comunque ho messo una percentuale bassa. E tornando brevemente su quelle le sagome delle immagini, mi dà abbastanza fastidio. Che considerano una delle sagome chic, perché tutti gli altri sono dei rappresentanti abbastanza iconici della loro serie. E mettere chic lì in mezzo sarebbe abbastanza ridicolo, secondo me. Oh sì, Donkey Kong, Bowser, Pikachu e chic. Cioè, fra tutti gli altri. Però vabbè. Ganondorf. Allora, Ganondorf è il mio main di Brawl, è uno dei miei main in Smash 4. Adoro Ganondorf. Mi piace che stanno cercando di declonizzarlo sempre di più da Capitan Falcon. Il motivo per cui è un 5%, nonostante io abbia detto che Mario, Luigi, Peach e Bowser sono la Triforza di Mario, e perché quindi uno dei membri della Triforza effettiva dovrebbe avere una chance di essere tagliato? Il motivo è semplicemente perché non l'hanno toccato molto in Smash 4. Non tanti, l'hanno migliorato un pochino, ma il suo moveset è abbastanza lo stesso, almeno a livello estetico. Era sbloccabile. E primariamente Ganondorf è un po' che non c'è nei giochi di Zelda. È da Twilight Princess che non c'è, se non sbaglio. Potrei sbagliarmi, ma A Link Between Worlds ha Ganon. Skyward Sword ha Mortifer e Ghirame. E Breath of the Wild ha Ganon di nuovo. Ma nessuna ombra di Ganondorf. E ora che Link ha il design di Breath of the Wild, Zelda può tranquillamente assumere il suo di Breath of the Wild per mantenere i personaggi di Zelda con un design omogeneo. Però Ganondorf e anche Sheik non hanno un design di Breath of the Wild. Chiaramente possono inventarglielo, come hanno fatto per Sheik come hanno fatto per Sheik in Brawl, che in teoria Sheik in Brawl dovrebbe essere il design di Sheik in Twilight Princess, ma il personaggio non appare mai in quel gioco, è soltanto stato pre se non sbaglio volevano mettercela, ma alla fine hanno deciso di non farlo, quindi hanno preso il design inutilizzato di Sheik e l'hanno messo in Smash. Però si vedrà, possono tranquillamente anche mantenere il design di Twilight Princess per Ganondorf e Sheik e Bona. I personaggi di Zelda non hanno questo gran bisogno di essere tutti omogenei. Samus tutta zero la metto qui nel 5%, un po' per lo stesso motivo di Sheik. Adesso è staccata da Samus normale, è meno iconica di Samus normale, però piace i competitivi. Quindi 5% in sostanza. Palutena è qui perché anche se è una nuova arrivata, trovo che sia la rappresentante secondaria di Kid Icarus, il secondo personaggio più importante della serie. Se non sbaglio, c'è nel titolo di due dei tre giochi della serie anche, in Giappone almeno. Magari se lasciano perdere la customizzazione del moveset, glielo fanno nuovo, però credo che Palutena sia uno dei nuovi arrivati di Smash 4 che ha meno chance di essere tagliato. Daraen, anche lui è un 5%, è il personaggio di Fire Emblem più originale, più unico, e anche l'unico rappresentante della magia in Fire Emblem, in Smash. Awakening rimane popolare, per quanto non mi piaccia la cosa, ma è vero. Quindi penso che Daraen abbia poche chance di essere tagliato effettivamente. Falco, Star Fox non è una grande serie. Falco era un clone, non è importantissimo, è soltanto uno degli altri membri dello Star Fox. È stato scelto, puramente perché gli serviva un clone in Melee e poi è rimasto. Per lo stesso motivo di Sheik, perché il suo debutto in Smash praticamente l'ha reso importante per Smash, ma non necessariamente a livello Nintendo globale, diciamo. Però c'è sempre una piccola chance che lo taglino. Star Fox non è così importante da meritare due personaggi se fanno tagli seri, quindi Falco è un 5%.
Jigglypuff. Jigglypuff è un 5%. Il fatto è questo. Jigglypuff è un semi-joke character. Semi, non completamente, ma il fatto che si addormenta e uccide la gente è abbastanza da joke character. Non è più così popolare come Pokémon. Ci sono 3 Pokémon più popolari di lui di prima gen al momento in Smash. Pikachu, Charizard e Mewtwo. La maggior parte della gente non riconosce Jigglypuff se glielo fai vedere. L'unico motivo per cui non è più in basso Jigglypuff è perché è uno dei 12 super iper veterani. Quindi Jigglypuff, bam, 5%. Dovrebbe essere uno 0 o un 40, solo che è Jigglypuff, quindi è 5%. Trovo che sia appropriato. E se volete posso anche citare il fatto che in Brawl non era parte dell'emissario del subspazio direttamente, avevano considerato di tagliarlo, anche se a quei tempi era uno dei super veterani. E come ultimo del 5% metto Olimar, semplicemente perché Pikmin non è fra le serie essenziali che vanno a tutti i costi rappresentate in Smash, trovo. Quindi se devo tagliare una serie probabilmente Pikmin sarebbe una delle prime. Però sì, è solo un 5%, non penso che succederà, ma non ho abbastanza fiducia in Olimar e nella serie Pikmin da metterlo a 0%. Non quanto sono fiducioso per l'abitante di Animal Crossing, perlomeno. Bene, questo era il 5%. Spero che abbiano senso per voi le mie spiegazioni, ma chi lo sa. Passiamo ai 10%. E saliranno gradualmente così almeno fino al 40, poi cominceranno ad andare un po' più su. Rosalinda è un 10% solamente perché ci sono tanti personaggi di Mario di già e non ha un sacco di giochi alle sue spalle, infatti parlando strettamente di Smash, è una nuova arrivata di Smash 4, quindi... ha chiaramente dimostrato di essere un buon personaggio, ai competitivi piace, è uno dei pochi personaggi di Mario con una backstory bella solida, i giochi di Galaxy piacciono, il suo moveset è originale, usa lo sfavillotto, è abbastanza figo, però appunto c'è il fatto che è una nuova arrivata e quindi secondo me è una nuova arrivata ed appartiene a una serie che ha già un sacco di rappresentanti, quindi per questo l'ho messa nel 10%. Ma per un nuovo arrivato credo che sia abbastanza buona la chance. Sempre al 10% abbiamo Link Cartone. Allora, Link Cartone ero tipo sicurissimo che l'avrebbero tagliato da Smash 4 perché era un clone e perché il tempo di Wind Waker era finito. Ora non sono più così sicuro perché appunto è tornato di nuovo, anzi uno dei primi che hanno annunciato se non sbaglio. E perché in teoria Wind Waker HD ha un po' resuscitato la popolarità di Wind Waker. È comunque un clone, quindi l'ho messo comunque nel 10%. E perché se consideriamo il Link con un art style diverso, più popolare, magari era il Link di Wind Waker ai tempi, ma adesso è il Link di Breath of the Wild. Quindi non lo so. 10% per Link Cartone. Link Cartone, il Link clone con un testone. nel 10% abbiamo anche Charizard. Ora, Charizard è una success story in un certo senso, è come una band, no? Come il membro di una band. O un attore, se volete, però praticamente nei primi due Smash suonava solo il triangolo sullo sfondo, o magari muoveva le casse prima dello show. Nel terzo Smash ha formato una band. Era solo il bassista, non era il cantante, i vocals c'era l'allenatore, però cioè andava bene, e poi è andato in proprio con Smash Wii U, perché ha litigato con la band, e quindi è andato in proprio, spero che vi piaccia questa metafora, ci ho pensato parecchio, e quindi sì, è un po' una success story quella di Charizard, è tuttora uno dei personaggi più popolari di Pokémon. Uno dei Pokémon più popolari, uno che torna sempre, quello di Ash è ancora popolare, è l'unico Pokémon a parte Mewtwo ad aver ricevuto due forme Mega, e in sostanza Charizard continuano a sbattercelo in faccia, però l'ho messo comunque a 10% perché trovo che comunque Pikachu e Lucario
Bastino due rappresentanti di Pokémon se il roster deve venire tagliato radicalmente. E appunto hanno priorità Lucario e Pikachu. E Jigglypuff per i suoi motivi. I suoi motivi di longevità e anzianità. E Lucas a 10%. Lucas è un po' un caso particolare perché in teoria è stato tagliato da Brawl Smash Wii U, ma poi è tornato come DLC. Considero Mother come una serie abbastanza secondaria che non avrà praticamente più sequel. Se non sbaglio, Shige Satoitoi ha detto più volte che non vuole fare un Mother 4. La serie è abbastanza unica e abbastanza importante in Giappone. È anche abbastanza un successo culto in Occidente. E diciamocelo, sarebbe un po' un'occasione per finalmente far uscire Mother 3 e promuoverlo assieme tipo il ritorno di Lucas o qualcosa del genere su Smash. Però boh, l'avrei messo a 5, ma è un 10% perché il suo moveset, seppur molto diverso a questo punto da NES, c'è comunque un po' di somiglianza che magari lo trattiene. Mi sono appena accorto che non ho menzionato Sonic. Sonic è nel 10%. Non, mi sono dimenticato di scriverlo sul documento che sto guardando. Sonic è un 10% perché è sì una terza parte, ma semplicemente è tornato da Brawl. Ed è l'unico terza parte. Cioè, Snake se n'è andato, ma lui è rimasto. E per il legame di rivalità, ex rivalità con Mario che ha, penso che sia abbastanza probabile che ritorni, anche se è una terza parte. È l'unica terza parte che ha. Che è l'unico personaggio terza parte ad essere un veterano. Quindi penso che conti qualcosa. Quindi sì, 10% per Sonic. Questi erano i 10%. Andiamo ai 15%. I 15% sono un caso un po' strano, dice. Sono i casi strani. Rob è il primo 15%. Rob è allo stesso problema di Mr. Game & Watch. In teoria è un veterano che non mi aspettavo che tornasse. Amo Rob, amo un sacco. È divertentissimo giocare con Rob per me. Perché è diverso dai quadrupedi, è diverso dai bipedi normali. È qualcosa di nuovo, di figo per me usare Rob. Personaggio che ha delle meteore sempre benvenuto. È un robot, è simpatico, è figo. Però so che c'è a molta gente non piace, ma più che il fatto che non piace, trovo che molta gente probabilmente si dimentica che è nel gioco addirittura. O magari non piace il fatto che, sai, non è veramente un personaggio, è più una periferica. Rob è uno di quelli per cui avrò sempre, come Jigglypuff, avrò sempre paura che verrà tagliato prima o poi. Non è popolare, è un personaggio retro, non ha le presenze. Non ha le molteplici presenze di Mr. Game & Watch. Mr. Game & Watch è anche, possiamo considerarlo, il personaggio retro originale. Quindi ha molte meno chance, Rob, diciamo, di tornare rispetto a GNW. Ike è un 15%. Ike è uno di quei casi particolari, sì. Perché Ike è stato confermato più volte adesso, dopo tutte le votazioni che hanno fatto per Fire Emblem Heroes, che è uno dei personaggi di Fire Emblem più popolari, proprio in generale, grazie probabilmente anche a Smash, o quasi solo a Smash, perché che mi piaccia o no ammetterlo, i due Smash dove appare, Path of Radiance e Radiant Dawn, sono i due Fire Emblem che hanno venduto meno, che la gente ha avuto meno chance di giocare, e in generale è un po' schiacciato fra il è un po' schiacciato fra l'era dell'arrivo in Occidente col Game Boy Advance e l'era del revival post-awakening. C'è chi accusa Path of Radiance e Radiant Dawn di essere i principali responsabili di aver quasi ucciso la serie. Quindi da quel punto di vista Ike non meriterebbe forse di tornare, però appunto Ike è popolare in Smash,
che popolare grazie a Smash. Ed è un personaggio figo da usare. Questo è molto personale. Ma sì, quindi non l'ho messo prima di Darayan perché non sono un illuso. Però trovo che sia un 15%. È lì, è in quella strana situazione. Shulk è un 15%. L'avevo messo a 20 inizialmente. Come 20 è un po' il mio standard per i nuovi arrivati di Smash 4, che sono un po' titubante se torneranno o meno. L'ho alzato a 15 perché diciamo Shulk appartiene alla serie Xenoblade, che adesso ha tre titoli. Potrebbe rischiare di venire rimpiazzato da Rex. Semplicemente perché Rex è più recente. Però Shulk lo vedo anche un po' come il Marth di Xenoblade. Quando uno pensa a Xenoblade, pensa a Shulk e alla Monade, trovo. Probabilmente. Quindi è un po' la faccia della serie. Semplicemente questo. Trovo che sia importante abbastanza se tengono la serie Xenoblade da rimanere anche con Rex. E un altro dei casi strani è Bayonetta, che ho messo nel 15. Bayonetta è un po' come Jigglypuff. Suona strana la frase, no? Nel senso che ci sono molti motivi che secondo me la tratterrebbero dal tornare, però ce ne sono un paio che semplicemente la alzano un casino. I motivi che la trattengono dal tornare è che io, per motivi, non so, neanche troppo ben definiti, ma penso che sia un feeling che hanno più o meno tutti, che i personaggi di terze parti e i DLC hanno meno chance di tornare rispetto a personaggi Nintendo. E Bayonetta si trova nell'intersezione di entrambi i gruppi. È una terza parte ed è un DLC, è stato l'ultimo DLC. Che la porta in alto al 15% sono, beh, motivi ovvi. È stata scelta col ballot, è la vincitrice della votazione per scegliere, almeno per quello che ci dicono loro, è la vincitrice della votazione globale che c'è stata per un personaggio DLC. E il fatto che Bayonetta 3 è in arrivo esclusivamente su Switch e che recentemente sono usciti nuovamente Bayonetta 1 e 2. Quindi è un personaggio del momento Bayonetta. Come nessun altro in questa lista, direi fino adesso. Non c'è nessuno. O sono appunto personaggi sempreverdi, o personaggi che hanno un passato significativo in Smash, ma Bayonetta è un personaggio del momento, right now, ora, it's time, Bayonetta. Quindi, sì, penso che sia comunque meno chance di tornare di tutti gli altri che ho menzionato finora, ma Bayonetta, come terza parte, è abbastanza elevata. Passiamo ai 20%. I 20%, beh, tre dei quattro 20% che ho scritto sono Bowser Jr., Little Mac e il duo da Kant. Little Mac e il Duo Da Kant semplicemente sono personaggi retro, sono 20 e non 15 perché rispetto a Rob non sono veterani, quindi sì, semplicemente per quello, per motivi che ho già spiegato dei personaggi retro. Bowser Jr. è un po' nella stessa barca di Rosalinda, solo che non ha così tanti fan come Rosalinda, e anche se la sua meccanica di includere gli altri Bowserotti, o come volete chiamarli, nel suo stesso personaggio, anche se mi piace un sacco che ci sia un personaggio su un veicolo, il semplice fatto che si chiama Junior, Bowser Junior, riduce le sue chance, secondo me, di tornare. E se devo scegliere, personaggi dell'universo esteso di Mario da riportare, appunto, metterei prima Wario e poi Rosalinda, e Bowser Junior probabilmente, cadrebbe in secondo o terzo piano. L'altro 20% è Mewtwo. Mewtwo, caso particolare, uno dei Pokémon più popolari della prima generazione e in generale. Non lo metterei agli stessi livelli di Lucario, Pikachu e Charizard in fatto di popolarità, però è lì, è lì. Magari la sua popolarità scema ogni tanto, tipo in settima non è che ne ho sentito parlare così tanto, ma era comunque in Pokken. Ha comunque ricevuto due Mega Evo.
è comunque uno il Pokémon considerato più potente dalla maggior parte dei giocatori di Pokémon, magari soprattutto quelli che hanno abbandonato dopo la prima gen. Quindi sì, ed è l'unico motivo perché è così bassa è appunto perché è stato già tagliato una volta da Melee a Brawl. Anche se probabilmente era il personaggio di Melee che aveva più chance di. Il personaggio tagliato di Melee che aveva più chance di tornare in Brawl. C'è comunque stata questa mossa. E in generale, per i personaggi DLC, forse è brutto da dire, ma. Se io fossi un asshole desideroso soltanto di soldi, lo vedrei come un. L'hanno pagato una volta. Pensi che non lo pagheranno di nuovo? O qualcosa del genere. Magari un modo bruttissimo di vedere la cosa. Ma è così che ho scelto di posizionare Mewtwo. 25%. 25% sono due casi molto simili. Dr. Mario e Lucina. Dr. Mario e Lucina sono da un lato più o meno nello stesso campo, nella stessa situazione, se volete. Semplicemente è ovvio, sono praticamente due personaggi che sarebbe facilissimo mettere come costumi alternativi a rispettivamente Mario e Lucina. Mario ancora di più perché ha un costume di Dr. Mario in Super Mario Odyssey. Quindi. Il fatto che è un costume nel gioco più recente, più acclamato di Mario, sembra lo spinge verso la direzione di costume. Quindi in teoria non sarebbe tagliato, sarebbe soltanto messo come costume. Che lo trattiene da questo potenziale, è probabilmente il fatto che è un veterano, ed è in una, ha un moveset prestabilito, ha mantenuto il suo moveset di Melee quasi esattamente in Smash 4. Quindi ha un precedente. Come un po' Falco, se vogliamo. Ed è l'unico personaggio tagliato che è tornato dopo un gioco di assenza, se non contiamo i DLC. Tipo Dr. Mario tagliato tranquillamente da Melee Brawl e fa il suo ritorno, tra virgolette, trionfale in Smash 4. Chi cacchio se l'aspettava? Quindi sì, Dr. Mario sempre pronto a risorgere, suppongo. Lucina, beh, non ho molto da dire. Lucina, beh, Lucina. Non è più bassa perché ha la popolarità di Awakening alle spalle. E suppongo che ancora molti fan di Fire Emblem la considerano la loro waifu o roba simile. E per i, tra virgolette, Nabi è un Marth più facile da usare, con risultati molto simili, tutto sommato, anche se non ha la meccanica della punta super efficace. Quindi sì, l'ho messa lì assieme a Dr. Mario. E l'altro, nel 25%, è Mega Man, che normalmente sarebbe magari a 30, ma l'ho alzato un pochino perché. È la terza parte, quindi appunto c'è sempre quel dubbio se i contratti continueranno oppure no. Però è anche stato uno dei primi personaggi che hanno annunciato. Ed è uno dei primi personaggi che ha hypato un sacco la gente quando è stato annunciato, che uno che volevano già in Brawl. Quindi penso che sarebbe stato magari ai live un 10% come Sonic se fosse apparso in più giochi, ma l'ho messo a 25%. Per sicurezza, diciamo. Magari dovrebbe essere i 20, visto che Capcom in questo momento sembra deciso un po' a resuscitare la serie con un nuovo Mega Man. Però boh. 30%. Il 30% c'è Pac-Man, che appunto è una terza parte, quindi non si sa mai. Non si sa neanche se Bandai Namco sono i creatori di Pac-Man, se saranno ancora gli sviluppatori di questo nuovo Smash, sperando che sia nuovo. Quindi Pac-Man non ha una garanzia, non ha sta grande garanzia di tornare, mi piacerebbe se tornasse. Fa comunque indirettamente parte di un gruppo, di icone con Mario, Sonic e Mega Man, come si è visto nel trailer che l'ha introdotto. Però non si sa mai, non si sa mai.
E al 30% c'è anche Corrin. So che in teoria dovrebbe avere più chance di Lucina di tornare perché non è un clone, però è stato forse il DLC più controverso, perché appunto veniva. I DLC sono stati, non so, non mi ricordo più quanti personaggi, 6, 8. E uno slot era già stato occupato da un personaggio di Fire Emblem che la gente rivoleva, Roy. E quindi l'arrivo di Corrin, soprattutto perché era palesemente una mossa di marketing abbastanza pesante, non ha fatto contenta molta gente, anche se il suo moveset è abbastanza originale e carino. Incorpora di più l'essere un drago di quanto fanno i suoi giochi di base, quindi. Penso anche che il momento di Corrin è un po' passato. Non l'ho messo tipo a 35-40 perché Corrin femmina è ancora abbastanza popolare, credo. Però l'arrivo del nuovo Fire Emblem Switch probabilmente è una sentenza di morte, o beh, di taglio in questo caso per Corrin. Ryu è un caso speciale, quindi è l'unico che ho messo a 35%. Perché non è messo male come i 40%, ma non è ai livelli dei 30%, secondo me. Ryu è nella situazione speciale di essere un DLC, ma anche essere una terza parte, come Bayonetta, però appartiene a una compagnia che ha già un personaggio in Smash. Ossia Capcom, che ha già Mega Man. Quindi fra Mega Man e Ryu probabilmente Mega Man è il più iconico, è il più rappresentativo della compagnia, forse non al giorno d'oggi, però in generale dovrebbe esserlo. E lo so che possiamo considerare sia Sonic che Bayonetta di Sega, però è un caso un po' diverso quello, trovo. Ryu non è così legato a Nintendo ultimamente quanto lo è Bayonetta. Quindi sì, Ryu 35%. 40, siamo quasi alla fine, 40%. Greninja, è probabilmente a questo punto il Pokémon meno popolare in Smash. Forse a eccezione di Jigglypuff, ma Jigglypuff in Smash è più popolare di Greninja. Il momento di Greninja è passato, cioè ricevo ancora dei Froakie ogni tanto via scambio prodigioso. Su Sole e Luna, e sì, hanno aggiunto Ash Greninja in Sole e Luna, però sono dell'opinione che probabilmente sì, il tempo Greninja non è ai livelli degli altri Pokémon a livello di popolarità. Non è, è stato un successo per la sua generazione, un pochino oltre, ma adesso Ash non ce l'ha più nell'anime, e non è un successo paragonabile a Charizard o Lucario. Trovo. Quindi sì, Greninja penso che sia abbastanza elevata la chance che lo tagliano. E per dimostrarvi che non sono di parte, ho messo anche la Wii Fit Trainer nel 40%. Ok, così suona come se l'ho messa in basso di proposito. La Wii Fit Trainer, per quanto mi piaccia, è uno dei miei main in Smash 4. Adoro il fatto che hanno fatto un personaggio di Smash da un gioco come Wii Fit. C'è il problema che probabilmente molti la odiano, odiano che sia nel gioco, che abbia uno slot nel gioco, molti vogliono distanziarsi dai casual game dei tempi del Wii come Wii Fit. Molti se la dimenticano un po' come Rob, trovo, non è particolarmente buona a livello competitivo, quindi sì, c'è un po'. Trovo che sia abbastanza in pericolo di venire tagliata. Mi sento per lei un po' come mi sentivo per Rob nella transizione da Brawl a Smash 4. Ossia che ero abbastanza sicuro che l'avrebbero tagliato, ma non è stato così. Stessa cosa per Wii Fit Trainer, sono abbastanza sicuro che la taglieranno. Lì taglieranno perché in teoria c'è il maschio e la femmina. Ma è così. Magari no. Magari sta simpatica Sakurai, però sono abbastanza convinto che se devono scegliere chi tagliare sarà lei a perdere la testa.
E Cloud il 40%, terza parte, personaggio scaricabile, e i patti con Square per Smash sono stati abbastanza dubbi, mi hanno lasciato abbastanza perplesso, soprattutto il fatto che ci sono solo due temi musicali, il fatto che non hanno neanche doppiato Cloud in inglese, non lo so, sembra quasi una cosa che hanno deciso di fare tanto perché stavano pubblicizzando il remake di Final Fantasy VII in quel periodo, e tipo una cosa, ok, ve lo diamo per un gioco, ma con queste condizioni. Sono abbastanza sicuro che Cloud abbia molte poche chance di tornare. Ma se torna, tanto meglio. Poi arriviamo al 50%. I Mii sono al 50%. Perché non so. I Mii sono un'idea carina, trovo. Ti permettono di inserire te stesso nel gioco. Il fatto che sono customizzabili l'ho trovato figo. Ma tipo nei tornei non li usano perché sono troppo random. I moveset personalizzabili sono un casino. Appunto, l'altezza e il peso del Mii influenzano le sue statistiche in game, quindi non c'è uno standard preciso. Ma al di fuori di quello, che magari è una minoranza, molte persone non usano i Mii. Il random nel gioco stesso non sceglie mai i Mii. E di certo i Mii non sono più così importanti per lo Switch come lo erano per il Wii e per il Wii U. Nel Wii erano una nuova aggiunta principale, gli avatar di Nintendo. Nel Wii U c'era tutta la Wara Wara Plaza, come si chiamava poi, appena accendevi la console. Mentre su Switch sono abbastanza nascosti nei menu. Tipo, non sapevo neanche come fare il mio Mii. In teoria ancora molti lo usano come avatar, cioè penso metà della mia lista amici su Switch usa il proprio Mii o comunque un Mii come avatar, però di certo non sono ai livelli di popolarità che avevano ai tempi e in Smash non sono stati mai chissà quanto popolari da usare. Quindi le metto a un 50-50. Questo più che essere al centro di uno scenario e essere colpiti dal pugno di Ganondorf è realmente un 50-50, non so come lo faranno. E al 60%, quello con più chance di essere tagliato c'è Roy, che è un personaggio che è stato tagliato precedentemente, che è tornato come DLC per una serie che ha già personaggi che meritano di più di esserci. Clone di Marth, proveniente da un gioco Japan Only, quindi sì, Roy penso che sia. Abbia il 60% di chance di essere tagliato. Mi spiace per i fan di Roy, ma è quello che penso. Bene, penso che sia tutto. Questa era la discussione che volevo fare. Cosa pensate delle mie percentuali? Pensate che abbia un senso oppure no? Chi pensate che verrà tagliato? Cioè, potete anche chiedervi chi volete che venga tagliato. Però quella è solo cattiveria, trovo. Desiderare il taglio di qualcuno. Quindi, boh, io ho cercato di vederlo in modo realistico e logico più o meno. Cercato di dare a me stesso delle motivazioni. Cercato di entrare nella mente di Sakurai e il team di sviluppo. Ma non lo sapremo mai. Finché il gioco esce. Grazie per l'attenzione. Questo era Sakurai. Al prossimo Sakurai. E magari sarà nei prossimi giorni, magari non lo so, devo vedere se posso giustificarlo. Bye bye.